Cristo risorto, buona giornata carissimi fratelli e sorelle. Accogliamo in questo giorno in cui commemoriamo tutti i fedeli defunti la parola di Dio che ci viene data dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 6 versetti 37-40. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen». Carissimi, oggi è un giorno benedetto. È un giorno in cui abbiamo ricevuto questa parola dal Vangelo secondo Giovanni. È un giorno in cui la Chiesa terrestre che vive qui sulla terra è in comunione con la Chiesa celeste, più che mai. Ecco perché le parole di Gesù riempiono la nostra vita, donano grande e forte speranza. È proprio in questo Vangelo di Giovanni, capitolo 6, che Gesù ci dice, ci svela il pensiero di Dio Padre. Ci svela com'è il cuore di questo Padre che abbiamo nei cieli. È un cuore pieno di misericordia, pieno di grazia, pieno di amore, pieno di tenerezza per ciascuno di noi. Tanto che Gesù dice: «Io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». E questa è la volontà del Padre, dice Gesù, che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Gesù ci sta facendo vedere che è venuto per salvare. Gesù, come dice tre capitoli prima, il Vangelo di Giovanni, è stato mandato dal Padre non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Non per giudicarlo, ma per dare la vita eterna. Per avere una vita in Lui, una vita che risorgerà per sempre. Ecco, oggi quindi apriamo la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore, a quanto Gesù ci sta dicendo. Dio ti ama, fratello, sorella. Dio Padre ha mandato suo Figlio per te, per salvarti, per farti stare bene. E non è solo una questione del dopo la morte, del dopo questa vita, ma è una questione qui sulla terra. Possiamo vivere bene, possiamo vivere con Lui, in Lui. Ecco perché poi Gesù dice: «Questa è la volontà del Padre mio, che chi vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna». Amen. Ecco, oggi la buona notizia. A differenza di tutte le altre notizie che possiamo sentire oggi, possiamo sentire in questi giorni, possiamo sentire in questo periodo, o dei nostri pensieri, a volte negativi, a volte scoraggiati da tante circostanze, situazioni che abbiamo affrontato nel passato e anche stiamo affrontando, magari nella nostra famiglia. Credi in Gesù, avrai la vita eterna. Questa è la parola di Dio per noi oggi. Questo è il messaggio che il Signore ci sta dando. Credi in Gesù, avrai la vita eterna e verremo risuscitati nell'ultimo giorno. E staremo sempre insieme. Fratelli e sorelle, parlare di vita eterna non è una questione di cui sentiamo nei telegiornali,
in TV, su internet, nei quotidiani, sulla stampa, non lo sentiamo. Sentiamo solo morte, malattie, problemi. La vita eterna la leggiamo solo nel Vangelo. È Gesù che ce lo dice, perché è Lui la vita eterna. E allora oggi siamo chiamati a credere in Gesù, a fare la nostra professione di fede, che non si limita a dire: Gesù, io credo in te. Padre, credo che hai mandato il tuo figlio. E poi tutto il resto della giornata o della settimana viviamo come se non avessimo mai detto nulla a Dio, mai professato la nostra fede. La fede vera e sincera, fratelli e sorelle, è quando ogni istante della giornata, quello che noi facciamo, quello che noi viviamo, lo facciamo in Lui e con Lui. Ecco perché chi crede in Lui ha la vita eterna, perché se noi dal mattino affidiamo la nostra giornata a Dio, in Gesù crediamo, invochiamo il nome di Gesù, invochiamo lo Spirito Santo, noi già iniziamo a sperimentare i doni e i benefici della vita eterna. Fratelli e sorelle, quindi oggi ecco lo slogan che ci accompagni, oggi ma anche per il resto della settimana: chi crede in Gesù ha la vita eterna. Ecco la buona notizia. E per noi vita eterna significa serenità, pace, gioia, incoraggiamento, speranza, aprire gli occhi, vedere le cose che ancora non ci sono, sapere andare oltre certe circostanze che sono accadute nella nostra vita, certe crisi che stiamo vivendo. Invochiamo allora il Signore Gesù oggi nella nostra vita, chiedendo di fare esperienza dei frutti della vita eterna. E gli diciamo: vieni Signore Gesù, Maranatà, vieni oggi nella nostra vita, vogliamo accoglierti come nostro Salvatore, come il nostro Signore, come colui che ci dona la vita e ce la dona in abbondanza. Io ti voglio accogliere, Signore, perché tu possa regnare nelle mie azioni, nei miei pensieri, nelle mie parole, affinché io possa sperimentare che tu mi benedici, che tu sei il mio fianco, che tu sei vivo nella mia vita. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, guardiamo a Lui, invochiamo il Suo nome, benediciamo il nome del Signore Gesù, che ci dona la vita eterna e oggi stesso ci farà sentire la Sua presenza viva. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Pieve. A domani, ciao! Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di